Ciao amici nerazzurri e ben ritrovati con il TG Flash Internews. Così come è stato per il girone d'andata di Serie A, anche quello di ritorno per l'Inter si aprirà con la sfida contro il Monza di Raffaele Palladino, in programma domani alle 20:45. Dopo il 2-0 a San Siro deciso dalla doppietta di Lautaro Martinez, la squadra di Simone Inzaghi sarà ospite dei Brianzoli per provare a conquistare altri 3 punti importantissimi prima della parentesi Supercoppa. Il mister nerazzurro dovrebbe effettuare pochi cambi rispetto alla formazione vista contro il Verona. Tra i pali Sommer, in difesa potrebbe vedersi De Vrij al posto di Acerbi, anche se al momento quest'ultimo resta in vantaggio in mezzo a Pavard e Bastoni. A centrocampo stesso discorso per Frattesi, che dopo aver trovato il gol decisivo nell'ultima contro i gialloblu, insidia Mkhitaryan, ma con l'armeno che resta favorito insieme a Barella e Çalhanoğlu. Sulle fasce a destra ancora Dumfries, mentre a sinistra si rivede Federico Di Marco dal primo minuto. Thuram e Lautaro inamovibili in attacco. Relativamente all'argomento mercato, nessuno sviluppo sui possibili acquisti in attacco, con Muriel, Taremi e Simeone che restano al momento solo idee. Un possibile passo avanti dipenderà anche dal futuro di Stefano Sensi, per il quale però non è ancora arrivata nessuna offerta concreta dall'Leicester. Per tutte le altre novità sul mondo nerazzurro, vi aspettiamo in diretta a partire dalle ore 18 con Interchat sui nostri canali YouTube, Facebook e Twitch. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. A dopo! Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.